Bene, siamo, siamo tornati in diretta, ancora qui da Piazzetta Sant'Andrea. Federico Rampini sì. è l'ospite dell'ultima che... parte della serata. Possiamo cominciare. Grazie, grazie di essere venuti così numerosi. agli organizzatori di questo magnifico festival. Raccontavo poco fa che in quello zainetto c'è tutta la mia vita, che è custode di due passaporti, un italiano, un americano, alcuni portafogli, ma soprattutto di un computer dove ci sono i libri che ho scritto, quelli che sto scrivendo, quelli che scriverò, per cui è difficile separarmi da quello. Mi possono anche rubare i portafogli, ma il computer è è più prezioso. <clears throat> Avrei potuto questa sera raccontarvi il, eh, la mia estate, che mentre immagino che voi l'abbiate trascorsa qui, cioè nel paese più bello del mondo, io l'ho passata in luoghi meno belli, ma che hanno qualcosa a che vedere con il tema che mi è stato assegnato e che svolgerò questa sera. So, ho passato la mia estate suddividendola tra il Sudafrica, dove si è tenuto tra l'altro un importante vertice dei BRICS, un club di paesi emergenti che sta diventando una specie di mondo alternativo rispetto a noi dal punto di vista geopolitico. E poi ancora più di recente sono di fatto appena... Atterrato, eh, Taiwan. Taiwan che è quell'isola sul, sulla costa cinese dove, secondo alcuni scenari, potrebbe scoppiare la terza guerra mondiale se la Cina decide di invaderla e se l'America decide di difenderla. È un luogo interessante perché la serata eh, è stata, la, credo che vi abbiano dato il titolo Suicidio Occidentale. Ecco, Taiwan è interessante perché è un'isola popolata da cinesi che sono impregnati di una civiltà millenaria, 3.000 anni di storia. A Taipei c'è il più bel museo di eh, arte e archeologia antica della Cina. Quindi sono profondamente orientali e tuttavia sentono un'attrazione formidabile verso l'Occidente. Hanno deciso di essere un paese democratico. E sono 24 milioni di cinesi che vivono dentro un sistema liberal democratico che è ricalcato sui nostri sistemi politici. Quindi nel mio eh, esercizio, che è un po' una delle, uno dei fili conduttori della mia vita, che consiste nel girare il mondo in luoghi molto lontani, anche per capire come loro vedono il mondo, in queste due terre che ho visitato più di recente, Sudafrica e Taiwan, ho trovato tanto Occidente, sorprendentemente tanto Occidente. Sudafrica perché Sudafrica è una delle democrazie africane che funzionano meglio dal punto di vista del, del rispetto delle, delle regole democratiche. Poi ci sono tante cose che vanno male in Sudafrica, però la democrazia sembra funzionare abbastanza. E una delle ragioni è che l'hanno ricalcata sul sistema anglosassone, un po' come hanno fatto gli indiani, altro paese interessante, dove in queste. Mentre, mentre noi ci incontriamo qui stasera si sta tenendo un vertice del G20 in India. L'India è un altro paese molto interessante che ha preso un po' di cose dall'Occidente. Ehm, quindi potrei anche raccontarvi l'Occidente visto dalla punta meridionale del continente africano o visto da un'isola sulle coste cinesi, però voglio eh, attenermi al compito che mi è stato assegnato stasera e quindi vi farò un, un reading di estratti di quel libro che ho intitolato appunto Suicidio occidentale. Seguirò una traccia perché... È un tema che mi sta talmente a cuore che non voglio che ci sia una parola di troppo o una parola mancante. Se un attacco nel cuore dell'Europa, cioè la guerra in Ucraina, ci ha colto così impreparati, è perché noi, noi eravamo impegnati nella nostra autodistruzione. Il disarmo strategico dell'Occidente era stato preceduto per anni da un disarmo culturale. L'ideologia dominante, quella che le elite diffondono nelle università, nei media, nella cultura di massa e nello spettacolo, ci impone di demolire ogni autostima, colpevolizzarci, flagellarci. Secondo questa dittatura ideologica, noi occidentali non abbiamo più valori da proporre al mondo e alle nuove generazioni, abbiamo solo dei crimini da espiare. Questo è il suicidio occidentale. L'aggressione di Putin all'Ucraina, Putin spalleggiato da Xi Jinping, è anche la conseguenza di questo. Gli autocrati delle nuove potenze imperiali sanno che ci sabotiamo da soli. Sta già accadendo in America, il paese in cui vivo, America che è la culla di un esperimento estremo. E voi europei, io credo, stentate ancora a capire tutti gli eccessi degli Stati Uniti. Eppure il contagio dell'Europa è già cominciato. Nelle nostre università, nelle università americane, domina una censura feroce contro chi non aderisce al pensiero politicamente corretto. Si allunga la lista di personalità silenziate, cacciate e licenziate. Solo le minoranze etniche e sessuali hanno diritti da far valere e nessun dovere. L'ambientalismo estremo. Questa religione neopagana del nostro tempo demonizza il progresso economico e tecnologico e predica un futuro di sacrifici dolorosi oppure l'apocalisse imminente, la fine del mondo dietro l'angolo. I giovani schiavizzati dai social sono manipolati dai miliardari del capitalismo digitale. L'establishment radical chic si purifica con la catarsi del politicamente corretto. È il modo per cancellare le proprie responsabilità. Quell'alleanza fra il capitalismo finanziario di Wall Street e Big Tech della Silicon Valley pianificò una globalizzazione che ha sventrato la classe operaia e impoverito il ceto medio, ha creato eserciti di decaduti. Ora quel mondo impunito si allea con le elite intellettuali abbracciando la crociata per le minoranze e per l'ambiente. La questione sociale viene cancellata, non ci sono più ingiustizie di massa nell'accesso alla ricchezza, c'è solo un pianeta da salvare è un mosaico di identità etniche o sessuali da eccitare perché rivendichino risarcimenti. In America questo è il vangelo delle multinazionali, a Hollywood e tra le celebrity multimilionarie dello sport. Le frange radicali non hanno bisogno di un consenso di massa, hanno imparato a sedurre l'establishment a fare incetta di cattedre universitarie, a occupare i media. Possono imporre dall'alto un nuovo sistema di valori. La maggioranza di noi, di voi, subisce quello che sta accadendo. Non abbiamo acconsentito a questo suicidio. Il suicidio occidentale non è cominciato ieri, e qui voglio riportare alla memoria un episodio chiave di vent'anni fa. 22 per la precisione, all'inizio del millennio, nella, mia, nella prima fase della mia vita americana, perché nell'estate del 2000 andavo ad abitare in California, a San Francisco, e ricordo uno spettacolo poco dopo il mio insediamento, le bandiere a stelle strisce bipartisan. Alle finestre della mia San Francisco. Accadde subito dopo l'11 settembre 2001. Mi ero trasferito a vivere in California quindi da più di un anno, quando ci colpì l'attacco terroristico più mortale della storia nazionale. San Francisco, roccaforte della sinistra più radicale degli anni Sessanta, in poche ore fu trasformata. Dalle finestre di tutte le case vidi spuntare bandiere a stelle strisce. Nel lutto nazionale tutti, anche la sinistra più estrema, erano patrioti. La divisione tra due Americhe fu sospesa. La tragedia faceva dimenticare le differenze ideologiche, ci si aggrappava tutti insieme a quella bandiera. Era uno spettacolo commovente e per me stupefacente. Venivo da un'Europa più cinica e disincantata. Gli eroi del momento divennero i pompieri e i poliziotti di New York che scavavano a rischio della loro vita tra le macerie delle Torri Gemelle. Ma poi San Francisco tornò molto presto, quella di prima. Altre bandiere, altri striscioni, altri slogan. La piazza di sinistra si mobilitava contro l'America di George W. Bush, contro le leggi speciali antiterrorismo, il Patriot Act, contro l'invasione dell'Iraq lanciata nel gennaio 2003. Altro che bandiera stelle strisce, nei cortei oceanici che sfilavano in California e in tante altre città d'America, si vide comparire il ritratto caricatura di un Bush trasformato in Adolf Hitler. Anche per la guerra in Iraq, quel particolare anti-americanismo americano aveva sacrosante ragioni. L'amministrazione Bush mentì sui legami tra Saddam Hussein e Al-Qaeda per giustificare l'invasione dell'Iraq. L'allora segretario di Stato Colin Powell esibì all'ONU prove false sulle armi di distruzione di massa dell'Iraq. Nel luglio 2003 ebbe inizio la sospensione dei diritti civili nel carcere speciale di Guantanamo, uno scandalo che dura tuttora. Le foto delle torture ai prigionieri di Abu Ghraib fecero il giro del mondo. Come in Vietnam negli anni Sessanta, l'America in guerra stava calpestando i propri valori. Ma se si concentra la memoria solo su quello che accadde dopo l'attacco a Baghdad del 2003, si dimentica un antefatto cruciale. Per un pezzo di società americana la condanna degli Stati Uniti e dell'Occidente intero era cominciata molto prima, nella stessa tragica giornata dell'11 settembre 2001. Per capire quando vengono poste le premesse delle teorie del complotto che hanno poi agitato l'era di Trump, la pandemia, la campagna vaccinazioni, si deve risalire proprio a quella data. Con una distinzione, durante il Trumpismo la fabbrica delle fake news ha visto prevalere un'ispirazione di destra. Dopo l'attacco alle Torri Gemelle, invece, fu la sinistra mondiale. Almeno le sue correnti più radicali, a finire ipnotizzata da farneticazioni su congiure e complotti. E si capisce perché l'aggressore dell'11 settembre, Al-Qaeda, veniva dal campo dei buoni o quantomeno delle vittime nel manicheismo della sinistra dogmatica, cioè dal mondo arabo-islamico per definizione catalogato fra gli oppressi della Terra. L'aggredito, l'America di Bush o New York, Wall Street come capitale della finanza globale o il Pentagono di Washington, figuravano in cima ai nemici storici della sinistra, ovvero l'impero del male, il colpevole di tutte le sofferenze planetarie. Poiché con l'11 settembre era il presunto debole ad attaccare l'odiata superpotenza e a spargere sangue innocente facendo strage di 3.000 cittadini inermi, per la componente più faziosa della sinistra i casi erano due. O si aveva il coraggio di applaudire Osama Bin Laden, di celebrare la strage come un trionfo della giustizia. Così fecero tanti palestinesi e varie folle arabe che si riversarono festanti sulle piazze dei loro paesi. Oppure si trovava un accorgimento più miracoloso per salvarsi l'anima, pretendere che l'orrore era stato in realtà ordito dagli americani stessi, magari in combutta con i loro alleati israeliani. Nacquero così le teorie dell'11 settembre, orchestrato dalla CIA e dal Mossad, servizio segreto israeliano, teorie che sopravvivono tuttora. Fate un giro su internet, le trovate tutte. È la macabra scorciatoia del pensiero magico che assolve il carnefice e processa la vittima. Eppure finzione. L'idea secondo cui dopo l'11 settembre ci sia stato un sentimento di solidarietà con l'America successivamente dilapidato dal solo Bush con le sue nefandezze. Quel sentimento pro-americano non è mai esistito. L'invidia per l'America, il risentimento per la sua forza, l'odio per il suo successo sono stati una costante per decenni. E in modo particolare da quando la vittoria nella guerra fredda ne fece brevemente l'unica superpotenza. Bill Clinton, presidente dal 1992 al 2000, era il presidente più multilateralista che uno possa immaginare. Eppure, Al-Qaeda iniziò i preparativi dell'11 settembre proprio durante la sua presidenza. Clinton, è il presidente che chiese perdono per la schiavitù dei neri e per non aver salvato il Ruanda dal genocidio. Negli anni 90, sotto la sua presidenza, l'America intervenne militarmente, sotto la sua e quella del suo predecessore Bush padre. L'America intervenne militarmente tre volte per salvare il Kuwait, la Bosnia e il Kosovo, tutte nazioni musulmane. E nel caso delle ultime due, Bosnia e Kosovo, non c'era nessun vantaggio concreto per gli Stati Uniti. Osama Bin Laden lanciò la sua dichiarazione di guerra santa all'America nel 1996, al culmine del buon internazionalismo di Clinton. L'escalation degli attentati contro l'America dal primo attacco al World Trade Center del 26 febbraio 1993 che per puro miracolo fece solo sei morti e mille feriti, fino alla nave USS Cole. Tutto questo coincise con i due mandati presidenziali di Clinton. Il massacro delle Twin Towers era in gestazione ai tempi in cui l'America era governata da un leader che si adoperò attivamente per dare uno Stato ai palestinesi. Il mio allarme per il suicidio occidentale divenne acuto e direi personale quando l'orrore della jihad colpì la città in cui io sono cresciuto da bambino, dove ho lavorato per un periodo anche da adulto e che continuo a frequentare, anche perché mia madre abita ancora lì. È Bruxelles. Bruxelles, il 22 marzo 2016, fu colpita a morte da attentati terroristici di matrice islamista. All'aeroporto di Saventem e alla stazione di metropolitana di Malbec vennero uccisi 32 cittadini. Sui nostri media apparvero subito delle analisi frettolose e ignoranti. Dietro il jihadismo belga, scrissero molti opinionisti, c'era la ghettizzazione degli immigrati di religione islamica. Quindi la colpa era sempre nostra, sempre dell'Occidente. Le stesse analisi le ho lette e sentite di nuovo anche di recente, quando orde di tifosi marocchini hanno devastato il centro di Bruxelles dopo una vittoria della loro nazionale di calcio contro il Belgio. Nulla a che vedere con le stragi jihadiste naturalmente, ma è stata pur sempre un'esplosione di violenza. Subito spiegata e giustificata da molti media con il solito argomento. È colpa nostra. Quei tifosi teppisti sono le vere vittime. È il sequel del film già visto dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Cosa abbiamo fatto noi per provocarli? come ci siamo meritati questo castigo. Tra le ragioni dietro la violenza dei jihadisti nel 2016, il quartiere di Molenbeek a Bruxelles fu definito un ghetto da giornalisti che non c'erano mai stati. Ghetto. Non è questa parola che descrive Molenbeek né Bruxelles né il Belgio di oggi. Uno dei massimi studiosi del jihadismo, il francese Olivier Roy, è stato fra i primi a denunciare l'errore di analisi. Ci ha segnalato subito che la maggior parte dei terroristi sono figli della borghesia, benestanti, scivolati nella delinquenza comune prima di trovare nel fanatismo religioso un alibi. Il welfare belga è uno dei più generosi del mondo inclusivo verso gli stranieri. A Molenbeek vivono nordafricani di seconda o terza generazione che sono diventati avvocati, medici, ingegneri informatici, insegnanti, avvocati, parlamentari, altro che ghetto. Di questa integrazione riuscita abbiamo avuto nuove prove anche durante un episodio che Avrete dimenticato, è di pochi mesi fa ma già è scivolato nell'oblio, quel Qatar Gate che ha colpito l'Europarlamento. Il primo scoop su quello scandalo lo ha fatto il quotidiano belga Le Soir, il suo direttore, tra l'altro forse qualcuno di voi lo avrà sentito anche parlare nelle trasmissioni televisive italiane, intervistato dalle nostre TV, si chiama Christophe Berti, cioè Berti, è figlio di immigrati italiani. I più attenti fra voi avranno notato che il capo del collegio di difesa di Eva Caili, la parlamentare incriminata, anche lui più volte intervistato dai nostri telegiornali, noto avvocato penalista, legale di grande successo a Bruxelles, è un africano. Sfruttamento. Emarginazione, disagio sociale? I guru dei talk show usano queste formulette come dei passepartout per pigrizia intellettuale. Ma quello che gli islamisti odiano dell'Occidente non è lo sfruttamento capitalistico né le diseguaglianze sociali. Ciò che denunciano di noi è lo stato laico che mette tutte le religioni sullo stesso piano. La libertà di espressione, la libertà dei costumi. L'emancipazione femminile, il fatto che le donne possano studiare, lavorare, vestirsi come preferiscono, sposare chi vogliono loro. La conferma crudele la riceviamo ogni volta che scorriamo il bollettino di esecuzioni in Iran. Noi non abbiamo mai voluto capire la vera svolta dell'Islam, l'anno decisivo e terribile che fu il 1979. Prima ancora che apparissero a casa nostra la jihad e le cellule del terrore, il cambiamento è accaduto in una parte della comunità islamica, proprio mentre il Belgio, la Francia, la Svezia, l'Europa intera miglioravano, diventavano meno razzisti, molto più aperti verso le culture d'origine, le lingue e i costumi del mondo arabo-magrebino. Al tempo stesso, una parte crescente dell'immigrazione islamica cambiava atteggiamento verso di noi. Un passaggio chiave di quel capovolgimento culturale, politico, ideologico coincide con la rivoluzione di Khomeini in Iran nel 79, appunto: l'instaurazione di una teocrazia sciita che denuncia l'Occidente come una civiltà decadente, immorale, corrotta e peccaminosa. In parallelo, nello stesso anno c'è la svolta oscurantista dell'Arabia Saudita, che reagisce alla sfida di Khomeini alleandosi con il clero wahhabita più reazionario. E la monarchia saudita da quel momento comincia a usare fiumi di petrodollari per finanziare moschee e madrasse dove si predica l'odio per l'Occidente. Da quegli anni. Una parte degli immigrati musulmani indottrinati dal fondamentalismo hanno cominciato a pensare che la loro è una civiltà superiore, che non hanno nulla da imparare, anzi devono evitare ogni contaminazione con noi. Si è aggiunto un sentimento di rancore verso l'Occidente, istigato dalle loro classi dirigenti. I leader del Nord Africa e del mondo arabo che hanno depredato le risorse dei loro popoli, hanno alimentato una narrazione che attribuiva ogni miseria all'eredità coloniale, all'imperialismo occidentale. E questo vittimismo loro è stato abbracciato da molti di noi, che hanno introiettato l'ossessione per le colpe del colonialismo. Ma il colonialismo occidentale in quella parte del mondo è finito come minimo 75 anni fa. Tre generazioni. Con le due crisi energetiche degli anni 70 cominciò un massiccio trasferimento di ricchezze verso il Medio Oriente. Fiumi di petrodollari hanno arricchito le classi dirigenti più rapaci e corrotte del pianeta. Anziché investire nella istruzione, nella modernizzazione, come fecero altrove Singapore e Corea del Sud, che negli anni 50 erano molto più povere dei paesi arabi, gli straricchi del mondo arabo hanno investito nel fondamentalismo dedito a seminare l'odio per l'Occidente come cemento ideologico del loro potere. E molti di noi hanno continuato a descriverli come vittime. Fino a quella Eva Kaili. Sì, la ex vicepresidente greca dell'Europarlamento, quella delle mazzette del Qatar. Eh, bisogna riguardarsi quella sua dichiarazione infame rilasciata prima che la polizia belga le perquisisse la casa in cerca di banconote. Eva Kaili descriveva il Qatar come un modello per i diritti umani. Poi aggiungeva, noi, noi occidentali, non possiamo dare lezioni a nessuno. Ma certo. Siamo sempre e soltanto noi i carnefici per definizione. Negli ultimi anni, per fortuna, il terrorismo islamista è scemato in America e in Europa. Chiediamoci il perché. È una delle ragioni è che si sono chiusi alcuni rubinetti di finanziamenti fondamentali. In Arabia Saudita è andato al potere un personaggio che non ci piace. Perché non è particolarmente rispettoso di tutti i diritti umani. Il principe Mohammed bin Salman, eh? non ha neanche 40 anni. Un personaggio che però va seguito con occhi lucidi, perché è quello. Ai cui ordini è stato letteralmente maciullato un giornalista di opposizione, il giornalista saudita Khashoggi, no? è stato fatto a pezzetti proprio maciullato con attrezzi di macelleria mentre, andava, mentre si trovava in consolato saudita a Istanbul. E questo naturalmente ha attirato su Mohammed bin Salman una giusta condanna da parte di tanti, tanti occidentali. Però lo stesso Mohammed bin Salman sta avviando l'Arabia Saudita su un percorso che assomiglia a quello di Dubai, una società che rimane autoritaria, però si modernizza e si affranca dalla dittatura religiosa. E si sta spezzando quell'alleanza malefica che dal 79 saldava la monarchia saudita con il clero wahhabita. Mohammed bin Salman rimane il capo di un regime autoritario, però, per esempio, ha cominciato a cambiare la condizione della donna in Arabia Saudita. Sta cambiando rapidamente. È un paese che si vuole aprire, non solo ha comprato di recente Mancini come allenatore della sua nazione, ma sta, sta aprendosi al... anche l'operazione calcio è funzionale a un'apertura, vuole diventare una meta turistica. Paese come l'Arabia Saudita, dove. Di solito i turisti occidentali non erano ben accolti, al contrario, solo i pellegrini musulmani. Ricordo il mio viaggio in Arabia Saudita al seguito di Donald Trump e noi giornalisti, pur essendo diciamo, parte del corteo della Casa Bianca, eravamo praticamente prigionieri in un albergo, non ci lasciavano neanche fare una passeggiata sul marciapiede di fronte. Sta cambiando molto questa Arabia Saudita. Può piacerci o non può piacerci però certi rubinetti. Di finanziamento del terrorismo, evidentemente Mohammed bin Salman ha deciso di chiuderli. Continuano, per carità, purtroppo, le bombe e le stragi nei paesi islamici, ma capita di sentirsi spiegare da qualche presunto esperto che è sempre colpa nostra, anche quando si tratta di faide tra sciiti e sunniti che durano dalla morte del profeta, anno 632 d.C. Vengo, torno a casa mia, proprio casa mia attuale, New York. Giorno del Columbus Day, la festa nazionale, o dovrei dire ormai ex festa nazionale, di noi italo-americani. Quel giorno ormai è diventato un catalizzatore di proteste contro l'uomo bianco. È il giorno in cui dobbiamo vergognarci di essere italiani, perché uno dei nostri antenati fu l'Adolf Hitler del 1492, il pianificatore del genocidio dei popoli nativi. Sì, nel giorno del Columbus Day, normalmente, io abito tra l'altro a New York vicino a Columbus Circle. Per chi di voi c'è stato è, un, è una piazza abbastanza nota, al centro c'è una statua di Cristoforo Colombo che normalmente quel giorno viene eh, imbrattata con spray eh, Hitler, genocidio. Cerchiamo di capire qual è l'impatto della demolizione di Cristoforo Colombo tra gli italo-americani. Immaginiamo e, e vi assicuro che questa quella che sto per raccontarvi non è una scena inventata, è una scena normale in una classe di scuola media americana, a scuola pubblica, all'ora di educazione civica o di storia, per come procede oggi il nuovo indottrinamento politicamente corretto degli alunni. Quindi Immaginiamo questa scena molto realistica e molto verosimile di una bambina di 12 anni discendente da italiani, discendente da migranti dal nostro paese. Seguiamola nell'indottrinamento che oggi subisce in una scuola pubblica. I suoi bisnonni dovettero fuggire dalla miseria dell'Italia alla fine dell'Ottocento o nel primo Novecento. Sbarcarono negli Stati Uniti quindi un secolo fa, o anche più, dopo aver traversato l'Atlantico, stipati nei dormitori di terza classe, su un bastimento a vapore, con le valigie di cartone. Furono accolti con ostilità. Subirono il razzismo che allora veniva rivolto in America agli europei del sud. Dovettero accettare lavori umili, sottopagati. Furono sfruttati, discriminati, fecero sacrifici e sforzi enormi per diventare dei veri americani, per essere accettati nella terra adottiva. Smisero perfino di parlare l'italiano, per imparare subito l'inglese e integrarsi. Questa era la regola all'epoca, è per questo che oggi incontriamo tanti italoamericani di seconda, terza, quarta generazione che non sanno più l'italiano, magari adorano l'Italia, ma la lingua non la parlano più. Perché era una delle prime cose importanti, imparare l'inglese per integrarsi. Il contrario di quello che è la regola del gioco oggi: cui l'immigrato che entra negli Stati Uniti come primo messaggio riceve: hai il diritto di continuare a parlare la tua lingua, conservare la tua cultura, le tue tradizioni. Oggi se, se vivete negli Stati Uniti o anche solo se siete di passaggio come turista ma vi capita di fare una telefonata a un servizio pubblico, vi risponde prima di tutto un disco automatico che vi dice premete 1 se volete continuare in inglese, premete DOS o, o prima DOS se volete continuare in spagnolo. Avete il diritto di mantenere tutto ciò che era vostro prima di arrivare qui. I nostri facevano un altro tipo di percorso, l'integrazione. E alla fine ci riuscirono, al punto che il presidente più progressista di tutta la storia americana, Franklin Roosevelt, nel 1934 gli regalò, ci regalò, il Columbus Day, festa federale istituita da Roosevelt nel 1934 come riconoscimento che gli italoamericani ce l'avevano fatta. Adesso in classe, in quella classe di scuola media, ora di storia o di educazione civica, alla loro bisnipote, trisnipote, questa dodicenne di origine italiana, viene insegnato che in quanto bianca è parte di un'eredità di razzismo e di schiavismo. Deve pentirsi, deve espiare i peccati della sua razza, a cominciare dallo schiavismo, anche se i suoi avi non possedevano schiavi. Se vive in particolare nell'America di sinistra, dove vivo io, New York, Washington, Boston, San Francisco, Los Angeles, Seattle, nella classe che frequenta le si insegna anche a rendere omaggio alle vittime. Tra le quali figurano dei suoi compagni di banco che sicuramente sono figli di immigrati ispanici. E non importa se nel DNA di questi figli di messicani c'è al massimo il 10% di sangue indio, mentre per il 90% discendono dai colonizzatori spagnoli. In quella classe di scuola media, l'insegnante politicamente corretta. Mette tra le categorie degli oppressi, vittime di xenofobia, i figli di immigrati dal Medio Oriente, cioè arabi, i cui antenati prosperavano sul commercio di schiavi. Ma nel mondo arabo la storia dello schiavismo non viene insegnata, non viene criticata, non entra a far parte di una cultura della, della colpevolezza. E questo, qui apro una parentesi perché. Tutta la storia come oggi viene raccontata nelle scuole americane, ma anche in gran parte della cultura italiana, è una storia che è una favola inventata, in cui lo schiavismo è una macchia della razza bianca. Non è vero. I più grandi profittatori del commercio di carne umana nella storia furono gli imperi arabo e ottomano, ma prima di loro... Grandi imperi africani, come l'impero del Benin, molto prima che apparissero i colonizzatori bianchi, vivevano e prosperavano di commercio di schiavi. Torno alla dodicenne italoamericana. Lei impara che, se ha la pelle bianca, allora per lei esiste una cosa che si chiama colpa razziale collettiva deve assumersi la responsabilità etica di quello che fecero o forse non fecero i suoi antenati o gli antenati di coloro che hanno quel colore della sua pelle. Quando Cristoforo Colombo era vivo, quel criterio esisteva già e veniva applicato, ma agli ebrei dei cidi fu la giustificazione dell'antisemitismo, eredi di una colpa collettiva una colpa etnica, l'uccisione di Gesù Cristo. Quell'idea di una macchia razziale che si eredita per generazioni e si tramanda nell'infamia per secoli, ora ha una spettacolare rinascita. Colpisce, per esempio, coloro che si ostinano a celebrare il Columbus Day. La narrazione che ricostruisce tutta la storia degli Stati Uniti come un grande romanzo criminale, una lotta fra un ceppo etnico intrinsecamente malvagio, noi bianchi, contro tutti gli altri idealizzati ed esaltati, ha conseguenze politiche ad ampio raggio, che stanno sfasciando una società multietnica che funzionava abbastanza bene. L'atteggiamento verso gli immigrati è una diretta conseguenza. Nella versione che domina tra le élite progressiste americane e ormai fa scuola anche in Europa, bisogna accogliere gli stranieri sempre e comunque a braccia aperte per almeno tre ragioni: la prima è umanitaria, è il dovere etico di riceverli per solidarietà. E questa, in fondo, sarebbe la più trasparente. A condizione di poter esplicitare la nostra generosità. Invece, la sinistra umanitaria, quella che in America, per esempio, ha una illustre celebrity politica come protagonista, si chiama Alexandria Ocasio-Cortez, è una deputata eletta nel Collegio di New York, nel Partito Democratico, rappresenta l'estrema sinistra, l'ala più radicale del Partito Democratico, è molto famosa, molto giovane e molto popolare tra i giovani. In, in Europa un esempio potrebbe essere quello della tedesca Carola Rackete, capitana di Sea-Watch, che adesso è candidata all'Europarlamento. Questo tipo di ideologia che viene da questo mondo ci impone, di esercitare solidarietà, non perché siamo generosi, ma perché siamo noi i veri colpevoli delle sofferenze dei poveri. La seconda motivazione è utilitaristica. Gli immigrati fanno bene alla nostra economia, ci rendono tutti più ricchi. Questa è stata smentita nei fatti da una evoluzione recente. Quando l'America, sia sotto Trump che sotto Biden, durante la pandemia ha dovuto per forza chiudere le frontiere, ridurre al minimo i flussi migratori all'ingresso, i salari operai hanno conosciuto i più forti aumenti degli ultimi 40 anni. E tra i maggiori beneficiari, tra l'altro, c'è stata un'altra minoranza etnica, i lavoratori afroamericani, i black statunitensi, hanno avuto degli aumenti salariali formidabili perché non c'era più la concorrenza della manodopera degli immigrati clandestini. Del resto non sarebbe stupito Karl Marx, che nel suo saggio La questione irlandese fu il primo a constatare che l'immigrazione ingrassa i profitti dei padroni. La terza motivazione per spalancare le frontiere agli immigrati è quella che si collega più direttamente al suicidio dell'Occidente, è la convinzione profonda che loro sono meglio di noi, perché vengono da una sorta di età dell'innocenza, non contaminata da tutte le brutture immorali del nostro capitalismo. E anche questo è un mito dalle origini molto antiche, è il buon selvaggio del filosofo illuminista francese Jean-Jacques Rousseau. Mai come oggi, questo mito è diventato parte integrante dell'ideologia dominante con cui l'Occidente punta all'autodistruzione. Quella deputata di estrema sinistra, che citavo prima, Alexandria Ocasio-Cortez, ha chiamato campi di concentramento i centri di detenzione dei richiedenti asilo alla frontiera tra Messico e Stati Uniti. Come per Cristoforo Colombo, anche in questo caso rispunta l'ombra dei nazisti e dell'olocausto. In questo caso l'analogia con Hitler colpisce nel mucchio. Obama, Trump, Biden, tutti hanno mantenuto quei campi di concentramento, cosiddetti. Per essere dei campi di concentramento sono un po' singolari perché la stampa, me compreso, è stata autorizzata a visitarli spesso per verificare le condizioni di vita, cosa che non accadeva sistematicamente ad Auschwitz, Dachau e Buchenwald. Alexandre Ocasio Cortes che rappresenta molto bene l'ideologia della sinistra no border, niente frontiere. Ha proposto un referendum popolare per abrogare l'Immigration and Customs Enforcement, che è la nostra polizia di frontiera, che garantisce tra l'altro anche la lotta al narcotraffico. Lei vuole che siano depenalizzati tutti gli attraversamenti di frontiere, di fatto spalancando il territorio degli Stati Uniti a chiunque voglia prendervi residenza ha preso la guida di un gruppo di parlamentari democratici che hanno chiesto a Biden di modificare le istruzioni date alla polizia laddove le forze dell'ordine hanno la direttiva di arrestare quegli immigrati incriminati per reati gravi o sospettati di attiva partecipazione nelle gang, di partecipazione alla criminalità organizzata. Questo è un testo, stavo leggendo un brano di, di questa mozione parlamentare, che è ben visibile sul sito di questa deputata e dei suoi colleghi e quindi chiunque può controllare testualmente. Per lei è un abuso di autorità anche dare la caccia alle gang. Infine, a coronamento di questo programma, chiede che vengano estesi agli immigrati senza documenti tutti i benefici del welfare. Un nesso collega questa piattaforma No Border con la cultura del razzismo antibianco che si afferma nel Columbus Day, cioè contro il Columbus Day. Perfino i membri delle gang violente meritano indulgenza. Dopo tutto il male che abbiamo fatto noi a quei popoli, a quelle culture, alle loro terre di provenienza, dobbiamo riconoscergli fiori di attenuanti. Se ammazzano, se seminano il terrore in alcuni quartieri di metropoli americane per controllarvi il business del narcotraffico, non è colpa loro. Ammetterli fra noi senza condizioni e senza limiti non potrà che renderci migliori, emendarci dall'etare della razza bianca. Estendere a loro tutti i benefici del welfare è un minimo gesto di civiltà anche un piccolo risarcimento della loro miseria per la quale in ultima istanza siamo sempre noi i veri responsabili. Gli eredi di Cristoforo Colombo, capitalisti, razzisti, sfruttatori, rapaci predatori di risorse naturali, non possono che guadagnarci dall'arrivo di masse affamate dal sud. In Europa, appunto, Carola Rackete, l'eroina della Sea-Watch e ben presto eurodeputata, ha avuto parole altrettanto esplicite nell'esprimere il suo disgusto di essere tedesca. L'Occidente è l'orrore supremo. Il fatto che tanti diseredati sognino il benessere, l'ordine e la sicurezza dell'Occidente si spiega solo con la nostra ricchezza della quale dobbiamo vergognarci perché è il bottino di una rapina planetaria. Questa è la loro narrazione. Però c'è una rivolta contro il suicidio occidentale e una cosa interessante è che spesso questa rivolta parte proprio dalle minoranze etniche che si vorrebbero aiutare. Per esempio, da un'elezione all'altra negli Stati Uniti continua ad aumentare il numero di ispano-americani, di latinos, immigrati o figli di immigrati, che nel Texas o in Florida votano a destra, votano a repubblicano. E magari non perché stiano particolarmente simpatizzanti di Donald Trump, ma vedete, messicani che sono immigrati legalmente. Vogliono un governo che difenda la legge e l'ordine. Hanno lasciato, si sono lasciati alle spalle un paese dove comandano i narcos. Loro ci credono alla necessità di far rispettare i confini. E l'idea di confine è antichissima. Non appena una collettività umana si è organizzata per controllare un territorio geografico ha sentito il bisogno di delimitarlo. Finché eravamo tribù di nomadi all'inizio della grande storia umana, il nostro territorio era fluido e variabile. Quando siamo diventati agricoltori e sedentari, al contrario, marcare il territorio diventava essenziale. Dal possesso di quella superficie coltivabile dipendeva la nostra sopravvivenza. Per questo, fino ai nostri tempi, ancora, ancora adesso in alcune parti del mondo dove convivono nomadi e sedentari, sono in conflitto. I primi tendono a non rispettare i confini dei secondi. E una volta delineato un territorio, il proprio territorio, nasce il bisogno di difenderlo. Stati, repubbliche, imperi hanno usato muri e fortificazioni per controllare gli ingressi e impedire le invasioni. Certi confini solidi che risorgono nell'Europa dell'Est, il muro di Donald Trump, la cui costruzione in realtà l'aveva iniziata il democratico Bill Clinton per arginare il narcotraffico da Tijuana a San Diego. Queste sono solo delle piccole e recentissime aggiunte ad un elenco ben più lungo. I valli romani li conosciamo. Li abbiamo studiati a scuola, magari li abbiamo anche visitati. La più estesa fortificazione mai costruita dall'umanità è la Grande Muraglia Cinese, con la stessa finalità dei valli romani, segnalare il perimetro dell'impero, ostacolare le invasioni. Per grandi imperi con una forte identità culturale, come appunto la Cina e Roma, Confini e muri diventavano anche il simbolo di una separazione tra la civiltà e i barbari. Il termine barbaro nel greco antico non era all'origine spregiativo, segnalava semplicemente chi parlava una lingua straniera. Barbaro significava in greco antico colui che balbetta, cioè non parla il greco, parla qualcos'altro. E questo stesso termine ha il suo Equivalente, identico in molte altre lingue del mondo, incluso il mandarino, cioè il cinese. Anche i cinesi distinguono tra cinesi e quegli altri là, i barbari. Chi è fuori dal confine, difeso con le muraglie, non appartiene alla stessa civiltà. Non ne condivide i valori, non è soggetto alle stesse regole. Da un lato le fortificazioni. Svolgono una funzione amministrativa, politica, militare, segnano il territorio dentro il quale si applicano le regole di uno Stato e si esercita la sua autorità. Nel caso di Roma, a un certo punto della storia, il Limes ha finito per coincidere anche con la sfera della cittadinanza perché chi abitava dentro i confini dell'impero ha potuto diventare a certe condizioni un cittadino portatore di diritti e doveri. Poi c'è il significato culturale. Oltre il confine cominciano altri mondi dove i nostri valori non vengono condivisi. Nella storia della Cina c'è un senso di superiorità legato alla propria civiltà la convinzione che oltre la grande muraglia non vi erano vere civiltà. Le fortificazioni ai confini hanno avuto un'efficacia variabile come strumenti di contenimento dei flussi migratori. Per esempio la grande muraglia cinese a volte ha dissuaso gli invasori che sono andati altrove, magari fino a invadere l'Europa. Altre volte è stata superata e i cinesi stessi sono stati soggetti a dinastie straniere di origine mongola, di origine mancese. Lo stesso accadde per i valli romani. Hanno contenuto le ondate migratorie solo fino a un certo punto. Ma la forza simbolica dei muri è stata spesso condivisa da chi li oltrepassava. Anche nei flussi migratori di oggi, profughi e richiedenti asilo, riconoscono l'importanza delle frontiere, cercando di andare dal lato giusto del confine, quello in cui si aspettano di trovare maggiori diritti, sicurezza e benessere. Anche i barbari che davano l'assalto ai valli romani o alla grande muraglia cinese erano attratti da ciò che avrebbero trovato nel territorio protetto da quelle fortificazioni. E che dire allora di una civiltà che considera il limes come spregevole, immorale, disumano, che vuole abolirlo perché non pensa più di essere portatrice di valori. Suicidio mi sembra la parola giusta. Grazie. 22-26, vediamo se, di copie, se da, di parte parco, da, qualche, da parte del parco c'è il commento da parte di qualche donna amministratore, anche eh. saluti. Era l'intervento di Federico Rampini, eh, noto giornalista, inviato... Di Repubblico, Corriere della Sera, adesso non vorrei dire una sbadataggine, però negli States, doppio passaporto, insomma, l'ha ricordato lui. Presenza importante eh, qui a Monte del Lago per questa dodicesima edizione del Festival delle Corrispondenze. A quanto pare non, non c'è né il saluto né il saluto del, del, dell'assessore alla cultura del comune Vanni Ruggeri, non, non vediamo neanche il sindaco, evidentemente era previsto solo l'intervento appunto di Rampini che chiude questa penultima serata qui a Monte del Lago, domani eh, sarà la giornata per alcuni versi eh, clou, perché la giornata che inizierà già dalla mattina con una serie di iniziative come sempre presso la terrazza panoramica della fattoria Palombaro nella chiesetta Sant'Andrea insomma sono diverse le location che vedono altri appuntamenti culturali importanti che noi in parte seguiremo in diretta in parte vi proporremo in differita come abbiamo fatto oggi col primo convegno Tavola Rotonda che sarà riproposto in differita integrale e lo troverete già domani mattina postato sulle nostre pagine Facebook cioè l'evento convegnistico che è stato organizzato appunto dall'ISUC di Perugia domani dicevo sarà la giornata principale nel tardo pomeriggio perché è previsto il premio Vittoria Aganor Pompili, questa è una manifestazione che nasce 25 anni fa appunto da un premio letterario nazionale e poi man mano è diventato anche il festival delle eh, corrispondenze, non a caso appunto Monte del Lago è il paese delle corrispondenze, per chi viene in zona ci sono proprio i cartelli stradali che ricordano... Questa cosa simpaticissima c'è tutta una segnaletica dedicata anche nel parcheggio per farsi le foto. Qui godiamo diciamo, a pieno veramente della bellezza del lago Trasimeno e eh, lo dicevamo sempre nei giorni scorsi, questo è sicuramente uno dei borghi più belli, senza nulla togliere anche gli altri. Perciò domani eh, già dalle 17 saremo nuovamente in... Eh, diretta sia sulle frequenze FM di Mepp Radio Organizzazione che sul canale YouTube di MEP Radio Umbria e poi intorno alle 18.30 la diretta integrale appunto della cerimonia di premiazione del premio eh, letterario Vittoria Aganor eh, Pompili eh, che lo ricordiamo è curato da eh, Luigina Miccio che è la, eh, la responsabile stampa appunto, del comune. Di eh, Magione e poi arriveranno in serata due personaggi noti della 7, eh, eh, diciamo due colonne di propaganda live. Eh, vi lasciamo con questo, aspettando la serata di domani. Un buon proseguimento di ascolto con le nostre eh, trasmissioni, naturalmente per chi ci sta. Uh, seguendo sull'FM eh, salterà naturalmente il GR delle 22.30 per quanto riguarda l'informazione nazionale ma poi vi lasciamo alla, alla musica agli amici della radio televisione di, di lingua italiana della Svizzera mentre chiudiamo appunto il collegamento anche sul nostro canale YouTube di Map Radio Umbria l'invito è naturalmente a iscrivervi al nostro canale per ricevere tutte le notifiche ogni volta che ci sono avvenimenti e iniziative che seguiamo. Una buona serata da Massimo Spadoni, ci sentiamo e ci vediamo domani.